Alleluia. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, ho capito, siamo pure all'altra parte del mondo. Hai fatto. Ci vuole un po' di tempo. Anche... Sì, alle volte le cose non entrano subito, però uno ci riprova, ci va. Certo, piano piano. Vanno. Sempre piano piano. Non bisogna avere fretta nella vita. Come stai? Come stai? Bene? Mazza. Bene, dai. Diciamo bene. Non ce la faccio più. È dura. Senti, vabbè. Ma no, ma se ti vedo sempre che ti alleni, ma è vero oppure? No, ma alleno, giuro, mi sono mai allenato così in vita mia. Cos'è che fai più di tutto? Corsa? Corsa. Corsa e scale. Io odio correre. A me mo dici? 25 anni ho camminato. Sì, ma non se ne sono accorti, fra. Ma noi facciamo pure il pallone, scusa. No, sì, perché in teoria conta anche quello, no? Soprattutto. Bisogna ricordarlo, no? Che conta. Bravo. Anche il pallone. C'è chi corre dietro il pallone e chi fa correre il pallone. Esattamente. No, vabbè, anch'io faccio un po' di corsa. Adesso, settimana scorsa, ho comprato una bicicletta. Sì? Perché, sì, perché... Non lo so, Beh, te sei ricordato presto. perché... Sì, infatti. No, vabbè, ma la cosa... Guarda che è figo anche in bici, eh. È bello. È Ma tu diverso. hai... A meno però... Perché qui noi possiamo anche uscire. Non è Ah, sì? che devi stare in casa per forza. Quindi se uno Ah, vuole vabbè. fare, sai quel periodo in Italia dove potevi ancora andare al parco, fare le corse, Sì, fare a cose. inizio, diciamo, prima che scoppiasse tutto. Noi ancora non abbiamo questa iscrizione, quindi possiamo ancora farlo. E allora prendo la Vabbè. tutto qua. Noi no, invece, rinchiusi a casa. Però dai, adesso ci sono buone notizie, no? Perché fra Sì, poco, in teoria. in teoria, infatti, in pratica voglio vedere, anche perché poi il 4, dicono tutti il 4 maggio, però il 4 maggio pure se esci è tutto chiuso, no? Poi sicuramente sarà totalmente diverso. Beh, quello sì, per forza. Vediamo un po', già che esci da casa è la vittoria, eh? Sì, bisogna sempre, poi sai, tutto quello che si farà dopo deve avere testa. Cioè, non è che è finito tutto, no? Cioè, No, no. è una piccola apertura per quello che dovrà succedere dopo. Quindi... Infatti dovremmo essere bravi in quello poi, no? Perché poi sai che appena danno il via libera, veramente succederà il caos in tutto e per tutto. Tutti che usciranno, tutti che vogliono andare ovunque, Senti una cosa, ma appena si uscirà per davvero, no? Tu hai pensato a che cosa fare, la prima cosa che farai? Io prendo la macchina, vado in giro per strada. Eh sì, Fai il ma pieno e vai 3 ore che in sei giro. matto? No, ti giuro, faccio il giro del raccordo per la mattina e la sera, H24. Oddio mio. Benissimo, a libertà, eh. Capisci tanto? Adesso hai capito tante cose poi della vita, eh. Hanno fatto anche riflettere questi 2 mesi di pandemia. Ah, per forza Ci stanno i pro e i contro, diciamo, come tutto. sì. Ma Però anche un sai che po' se... scoprire i tuoi limiti, no? Dove pensavi Certo. di Ma essere anche forte, di essere caratteriali, bravo. Esatto, sì. eh. No, no, è Sai, vero, è vero. poi da una parte c'è la fortuna che stai tutti in famiglia, con i figli, la moglie, tutti quanti. Alla fine poi rifai gruppo, no? Come si dice? Che poi alla fine fondamentalmente durante la giornata tutti insieme non ci stai quasi mai, perché loro hanno scuola, poi il lavoro, una cosa e un'altra, e torniamo a casa che è sera, a cena, Sì. Poi tra una cosa e un'altra. Poi chi va a dormire è che alla fine è finita la giornata. tu ti Invece alleni qua tutto il H24, giorno. boom, 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 boom. Però tu ti alleni tutto il giorno. Senti, ma spiegami sto padel, perché Non ci ha mai so che giocato? se non ci ho mai giocato ancora.
Ah, ma tennis le giochi tu? Vabbè, Tennis sì, il padel è tennis già un po' stai. diverso. Vabbè, il padel è un altro sport, però se sei capace a tennis già stai un livello superiore. È bello, eh? Se inizi per la prima volta, impazzisci. Lasci il tennis sicuro. La cosa pazzesca è che qua, col tempo che c'è, ancora non c'è Ancora i campi non spazio. l'hanno fatti? No, No, no. io vengo a fare io, eh. Trova il terreno. Qualcuno ha messo la rete, il campo da tennis ha messo la Sì, rete, cioè vabbè, ma usi è totalmente però diverso. un altro sport, esatto, sì, perché con le Eh barriere è proprio. sì, perché c'è il vetro, capito? Tu puoi giocare col vetro. È divertente. Rispetto a tennis, il tennis se te supera è finito il punto. Invece lì col vetro puoi ritirare, puoi mandarla in là. Insomma, un altro modo per non correre. Ma corri, eh? È Se diverso, giochi con quelli dici? bravi, fai tutti i scatti dei 2-3 metri, eh? Tutta rapidità, tutta velocità. Sì, poi È devi divertente. calcolare i rimbalzi, mi sa. Devi calcolare tutto. Cioè, fondamentalmente noi sotto questo punto di vista siamo un po' avvantaggiati. Perché sai che il giocatore, lo sportivo, riesce un po' a capire dove può sbattere la palla, come può rimbalzare e tutto, capito? Se c'è effetto o non c'è effetto. Però è uno sport divertente. Dai, organizziamo, dai, imparate. Se vuoi ti insegno un po' di trucchetti poi. Perché ci sono i trucchetti anche lì. Vabbè, un po' di furbizia ci sta, eh. Vero, Palla corta, palla lunga. vero, vero. Vabbè, Senti, a casa? comunque Com'è, tutto bene? tutto bene, adesso anche qui i bambini fanno sta scuola online, casino. Eh sì, Poi pure i vediamo, miei, ho fatto luce all'altro. più che altro poi per il discorso di tornare in Italia, adesso vediamo quando riapriranno anche i voli e tutto il resto, quello sarà Quello per me dopo l'estate. per cui No. boh, vedremo, è tutto da mettere in piedi. Sì, infatti poi giorno dopo giorno bisogna pure vedere come si evolve. Sì, poi qua sai come sono, belli, belli tosti anche qua, Trump è bello Vabbè, tosto, anche per perché cui. pure là è arrivata, eh. Sì, Sentivo Trump ma quando. all'inizio no, ha solo un'influenza, poi nel Vabbè, giro di inizio due come giorni, tutte le boom. parti poi, no? Sì, Pure qua in Italia. è vero, però cioè, il discorso è, quando tu hai visto quello che succede negli altri paesi e conosci un po' la malattia, tu dovresti Sì. ragionare in maniera diversa. Infatti, dovresti essere già avvantaggiato poi, no? Beh, sì, poi. Ovvio che stai dicendo di decisioni toste, quelle di chiudere le frontiere piuttosto che le scuole, eccetera. Poi una volta che han deciso, poi qui sono partiti anche qui alla grande, cioè non è che hanno aspettato più di tanto, Vabbè, voi eh. sei Quindi, americani, non sì, però è che si vanno per là dietro. no, a differenza di per esempio New York, dove il problema è un po' più grande, qua essendo tutto. Le case Tutto. sono tutte lontane, Sole, tutto. mare, spiaggia. Sì. Oggi fa 30 gradi, tutta la Ma è settimana pure fa qua 30 gradi. oggi ha picchiato, eh? 21-22 ho fatto. È tanto. Vabbè, stiamo andando verso l'estate, È eh? vero? Allora, speriamo Sì, che ce la invece. godiamo, dai. Sì. No, come prima, quando ti aspettavo, stavo dicendo un po' quello che ci siamo scritti anche nella chat fra di noi, che finalmente le quattro ambulanze siamo riusciti a comprarle con quello che abbiamo raccolto. Allora, approfittavo per ringraziare tutte le persone che insomma hanno donato, prima di tutto, Certo. e comunque anche tutte quelle che hanno sostenuto in un modo o nell'altro, c'è cioè chi non è riuscito, ma è riuscito a divulgare la notizia, a parlarne, quindi anche a promuoverla in questo senso, insomma, è qualcosa di Infatti noi importante. l'altro giorno, quando facciamo le dirette con Fabio, con Luca, abbiamo accennato questa cosa che dicevi tu, di ringraziare tutti quanti perché hanno partecipato quasi tutti. Anche il minimo indispensabile, ma sempre presenti, sempre pronti a rendersi partecipi, no?
perché sì, poi con poco, noi sappiamo... esatto, con poco fai felice tante persone. Esatto, poi sai, tutte le persone, compreso anche noi, tutti quanti sono impegnati nella propria realtà e nelle proprie situazioni regionali, e quindi noi questa campagna era un qualcosa in più che è arrivata, c'è stata un'ottima risposta, ma poi molte delle persone che hanno donato si sono anche, che conosciamo anche direttamente, no? Sono impegnate in altre campagne. Sì, altre campagne. Cose, quindi... allora ce ne sono davvero tante. L'importante però, come abbiamo sempre detto, è quello di riuscire a dare un obiettivo, e quello delle ambulanze era un obiettivo reale che potevamo raggiungere. È stato raggiunto. Sì. Anche perché in questo momento qualsiasi cosa potesse servire era ben accetto, no? Sì, sì. Serve tutto in questo momento. Perciò noi da una parte siamo più fortunati sotto un certo punto di vista, era il minimo indispensabile che potessimo dare un forte contributo. Però questa è la vittoria più grande, quando riesci ad ottenere queste vittorie, no? Sì, che sembrano cavolate, ma per noi poi sono fondamentali, sono reali, sono quelle più belle. Sì, bene. No, vi ho seguito lì con Luca, Tony, con Fabio. Ah, ti vedo attivo sui social. No, io guarda, ti dico la verità, io non so un social, però parlando e ridendo, scherzando così, ma adesso diciamo stiamo in quarantena, perciò almeno passi pure un po' di tempo. Però finita la quarantena esco fuori, ritorno nel mio guscio, certo, difficilmente mi rivedrete. Perciò okay. Queste sono una delle ultime che farò. Pensa, boh. Sì, dai. No, anche perché dopo un po' dai pure fastidio, no? Ma più che altro che devi dire ogni volta. Bravo. Ma anche perché sempre le solite stronzate, tipo. Vabbè, allora ti dico una cosa che non ti ho mai detto prima. Bisogna essere bello o brutto, sennò t'attacco. No, per te è molto bella. Ah, sì? Hai fatto rosicà come un matto quando m'hai fatto che poi l'hai fatto però scusa fatto... allora, uno l'hai t'ho fatto portato rispetto bravo ecco. Non t'ho fatto a te perché non mi sarei mai permesso, uno per rispetto, due perché è il capitano da Juve e tre perché siamo amici, però ho fatto a tutto perché mi ha dato una gomitata qua sul muscolo, mi si era addormentato tutto il braccio, ti giuro, un dolore atroce, sai, poi mi veniva da piangere. Quindi appena il braccio è tornato a funzionare, tu no, fatto... poi il momento che dopo ci siamo rincrociati tutto quanto, mi è capitato sotto, e sai che poi io sono abbastanza ironico, sono istintivo, e mi è venuto quel gesto, no? Che poi io vidi dopo in conferenza il mister Lippi, che io sono andato a parlare in conferenza e c'era pure lui. Minchia, come aveva rosicato, mi ha detto questi gesti non si fanno così. La mister, una volta che vincevo, ma sta buono. Io... dai, no, sì, infatti, no, poi vabbè. Però finché sono qui sfottò così simpatici, dai, sta. Anche perché ma ogni volta che veniamo a Torino ci facevate 4 gol, 5 gol. No, una volta come faccio? Senti, chiusa lì, era per dire ma una roba divertente che deve... Ma che scherzo. Cioè, deve rimanere così, no? Cioè, quello che anche un messaggio che diamo fuori, no? Che delle volte in campo si eccede in certe cose in maniera più o meno simpatica, perché poi ci sono anche reazioni un po' più difficili e complicate, però poi la cosa viene chiusa lì, non è che... ma quello è quello, lì diciamo, per lì, ovvio che... Lì per ma lì, anche perché in campo quando perdi rosichi, c'è poco da fare. Poi sai, Roma-Juve è una partita diversa da tutte le altre, no? Diversa, sempre stata diversa, sempre stata diversa. Poi che dopo finito i 90 minuti, amici come prima, quello che è successo è successo. Come diciamo l'altra volta con Maldini, amici amici, ma certe legnate le dava. Amici. No, ma lui era bravo in questo, eh. Hai capito? Poi deve venire a fare amico. Oh, come stai? Tutto bene? La maglietta. Sì, che è la maglietta? Ho fatto mettere 16 punti. I resti della maglietta, gli ho detto i resti della maglietta. Senti, si è bloccato tutto, Sì, io ti sento, ma ti vedo bloccato. Io pure.
Vabbè, finché si sentono. E che rimaniamo così? Siamo due rincoglioniti, sembriamo. Vabbè, che sembriamo. Vabbè, leviamo il sembriamo. No, te, vabbè, sembra vabbè, che sei, te sembra che sei venuto con la moto? Non lo so, te sei venuto ancora bene, guarda. Mica tanto, guarda un po', sembra un pesce fragico. Aspetta che, allora, per chi ci sta ascoltando, voi ci vedete o ci vedete? No, no, è tutto bloccato, vedi? Forse ascoltano. Boh, non lo so. Ascoltate? Se ma non ti possono scrivere, vuoi dire che sei bloccato? No, a me io li vedo scrivere, aspetta. No, io no, sei bloccato pure quello. Come fai a vedere gli iscritti? Non lo so, su di te mi ah, forse perché hai fatto te a diretta. Io sono rimasto a Gianni non Petrasini. Si vede, è vero, non si vede. Date la borzelletta, sì, io. Dai, si dai, rifà, si dai. Vede. No, che... Questa connessione internet, eccolo. Non ha fa la doccia. Oh, ma mi dico, sai quante volte entro riesco minimo 10 volte. Non lo so, non so che dite. So. Ma scusa, quando è così, tu che clicchi? Che... Perché io faccio richiesta inviata, me da accetta. Esatto, a me viene fuori che tu mi hai richiesto, faccio accetta. Però adesso abbiamo tantissimi che ci stanno seguendo, quindi probabilmente viene messa, non lo so, Francesco, che cazzo di domande mi fai, anche te. Vabbè, pure te c'hai ragione. Non è che sono un tecnico io. Un tecnico? Tecnico sei. Sì, ma tolta la palla. Ricordiamoci chi siamo. No, a parte anche la lampadina di casa cambiamo. No, no, quella sì. No, vabbè, scherzo, mazza. Oh. Il minimo indispensabile si fa. Qual è l'ultimo lavoro di casa che hai fatto? Dai? A parte correre. L'ultimo lavoro? L'ultimo sì. Lavoro è stare dietro a Isabel. Ecco. Quello è il lavoro, è il lavorone. Ma quello è un lavorone molto più impegnativo. Proprio la cosa più... Sistema anche il cassetto, cambia una lampadina. Ho sistemato tutto il bagno. Con Hilary. Abbiamo lavato tutti i profumi vecchi, dentifrici, spazzolini. Abbiamo cambiato tutto. Ho buttato un sacco di roba. Molto bene, bravo. Ecco, è entrato un buchino. Quello che sempre è. Ciao. Stava a fa diretta con Ciro. Oddio mio. Poi è tardi, che ore sono lì da lui? No, che tardi, sono le 7:30. Ho capito, ma in Cina, Fabio. Ah, sta a 6 ore avanti, mi sembra. Mi sa che... Devi dormire, Fabio. Devi recuperare. Fabio. Un po' stanco. Sta a fare la squadra adesso. Sta a posizionare i giocatori. I soldatini. Oddio mio. No, vabbè, senti. Com'è? Bene. Che si fa? Niente. Ho parlato prima, amici, niente. Sai che io Senti. A Sky lì so con Capello, spesso. Il tuo grande allenatore? È il tuo, no? Vabbè, ora... Siamo in panchina tutti e due, eh? Vabbè, se vede che era giusto così. No, vabbè, non mi ha messo in panchina a me, eh. A me mi ha sostituito. Pure a me in realtà mi ha sostituito. Vabbè, messo in panchina, sostituito è la stessa cosa. Non eravamo abituati, di sicuro. No, vabbè, diciamo di no. Sinceramente no. Però ogni tanto fa bene, dai. Anche perché quando ha sostituito a me, avevo vinto lo scudetto con voi, eh. 2-2 a Torino. Got tuo di Zidane, ricordi? Dopo 5 minuti, sì. Ma mi era assedio, era Nakata e Montella ha fatto gol. Sì, alla fine. Sì. Mamma mia, allora. Che tempi, eh? Tornate. Ci torneresti indietro? Sì.
tutto quello che hai fatto o rifaresti, ripartiresti da zero? In che senso? Cioè, tu sei Del Piero, no? No, non guardare quello che hai fatto. Rifaresti tutto quello che hai fatto o ripartiresti da zero? Sapendo che sei Del Piero. Beh, ripartirei da zero. Con un'altra testa, poi. Eh sì, però... quello che impari lo devi... Cioè, ti stavo sentendo anche l'altro giorno quando parlavi di Trigoria e di tutta quella roba lì. Le decisioni le prendi in quel momento. Certo. Già un giorno dopo è diverso. Quindi già è tardi. Puoi... non è che puoi il giorno dopo dire ho fatto giusto, ho sbagliato. È un momento diverso. L'importante, come sempre mi hai trasferito te e come poi l'ho vissuta sempre io, è che quando prendi le decisioni le prendi col tuo cuore prima di tutto e poi ovviamente anche con la testa, con tutto quello che è. Però quella è la cosa fondamentale. Sai, anch'io ti dico, a distanza di 5 anni avresti fatto quella roba lì? No, perché discorsi no. Con la testa di oggi ti dico di no, però con la testa di una volta era quello il momento e quella decisione. Però sì, rifarei tutto da zero per rivivere tutto quanto. Bello, eh? Mamma, pensa che bello. Sapendo che percorso che può trovare. Sì. Mamma mia. Vabbè. Ma ti giocheresti sapendo che tu sei Totti, no? E che, voglio dire, arriverai a diventare un giocatore della nazionale, eccetera, eccetera. Non hai la certezza di ottenere gli stessi risultati. Li faresti tutto da zero? Sì. È una scelta di vita, voi. Anch'io, sì. Perché è passione. Potresti pure che ti dice meglio? Vero. Certo. A me mancava vincere solo la Coppa Campioni. Sinceramente. E te hai vinto pure quella. Perciò ti hai vinto tutto. Con la squadra di club ha vinto tutto, sì. Perciò che c'è da vincere, giusto il pallone d'oro puoi vincere, ma quello non l'hai vinto neanche te, quindi sto tranquillo, perciò stiamo a posto. Certo, se ha vinto Cannavaro è un bel problema. Cioè, veramente siamo scarsi. Ma è l'inizio, sai, il calcio adesso sta vivendo un momento drammatico, quello è stato l'inizio della ma scelta, infatti eccolo quello che fanno succedere, vedi, cioè Cannavaro prima o poi doveva succedere qualcosa. Ha fatto uscire il coronavirus. Dimmi se è normale. Anche non perché è normale. Se fossi lui, neanche l'avrei preso. L'avrei lasciato là. Senti, io voglio bene, ma il calcio è per altri, non per me. Esatto. No, mi devi dire una cosa invece. Mi devi dire una cosa su Mazzone. Io so che sei molto legato, no? Che ti ha fatto i soldini. Dimmi una cosa di Mazzone che mi ha fatto pisciare da risate troppe volte in maniera positiva, aspetta, no, beh, ma solo positiva, perché poi alla fine lui è come lo vedi proprio, cioè nella vita quotidiana è come lo vedi, cioè quando andava a parlare dopo le partite o prima delle partite, cioè lui parlava proprio così a tutti, oh, ragazzi, attaffatoci. È il numero uno, guarda. Io sono stato veramente strafortunato a trovarlo nel momento che iniziavo la mia carriera. Però ti ho fatto esordire anche, no? No, Bosco mi ha fatto esordire. Bosco? Wow. Sì. Te chi ti ha fatto esordire? Trapattoni. Io sono arrivato l'ultimo anno di Trapattoni, che poi la Juve si è arrivati settimi. E niente, poi da lì, quell'estate lì è cambiato tutto, a parte io facevo metà giovanili e metà prima squadra, vabbè, no? Certo. Mi allenavo con la prima squadra, poi andavo a giocare al sabato con la primavera e delle volte quando qualcuno è infortunato, eccetera, eccetera, andavo con la prima squadra. Lascia stare il primo periodo che erano tutti rotti, per cui io ho giocato subito 5-6 partite, ho fatto 3 gol al Parma, quindi quello è stato l'exploit subito all'inizio. Però, come Gigi. Sì, e quindi poi da lì, quell'estate lì è cambiato tutto, è arrivato Lippi, è cambiata la società e l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto. Strano.
Beh, a 9 anni. Che quanti avventi? Quanti avventi e scudetti? 6. Sul campo 8. Ufficiali 6. Io a tavolino 10-12. Ufficiali 1. Vabbè, io sono arrivato 20 anni secondo quasi. C'è la matosca. Vabbè, due squadre diverse, epoche diverse anche. Ma certo, certo. Oh, guarda che quando, cioè, noi stiamo parlando di un periodo dove 7 squadre potevano vincere lo scudetto una volta. Ma prima erano altri tempi, erano altre squadre veramente. Fiorentina c'era Rui Costa e Battistuta. Ma che Parma, Cannavaro, Turam, Verona, Trento. Ma perché Quartiglia, quando andavi a giocare a Brescia che c'era Baggio, Pirlo, Hubner, a Bologna c'era Anderson, Signori, cioè, c'era a Palermo, a Mauri, Miccoli. Beh, Mico. No, beh, ti ricordi quando andavi col Chievo e il Chievo dei Terneri che volavano? Che fastidio giocare contro quelli, oh. Mamma mia, poi su quel campo brutto poi menavano pure loro, Danna e D'Angelo, ragazzi, mamma mia, anche voi, certe regnate, uno tazzava e uno te rinviava, porca miseria, ragazzi. Poi andava a giocare a Verona sempre sotto Natale, campo proprio, sì, zuppo, incredibile. Una volta mamma abbiamo giocato la prima partita dopo la sosta di Natale. Capirai come siamo arrivati lì. Insomma, col Pandoro. Sai che abbiamo perso 2-1, se non sbaglio. Noi, pensa che dopo la sosta di Natale, cioè la prima partita, su 15 anni avremmo vinto 2, massimo 3 partite. Perdevamo sempre. Ogni volta che iniziamo a... sempre. In casa, è difficile. Non so perché. Ma tanto alla testa. Perché dai, certo, anche se fai la vacanza, cioè, sì, i muscoli si rilassano, ma poi c'è il tempo di recuperare. Poi la testa c'è stata... Oh, c'è sta pure Benatia dentro. Hai visto? Hai visto tutti i post che mette? Sdraiato là sulla sabbia. Un pascià proprio. È brutto così, eh? La quarantena brutto così. L'altra volta ho sentito che fai gli auguri di compleanno, l'ho massacrato. Perché tempo fa ha messo su Instagram tutte le magliette dei giocatori che ci ha giocato contro. Okay. La mia, De Viani in Cencera. Io ho detto, io non ti parlo, mi fai schifo, io hai giocato con me, sono stato il capitano tuo, tutto quanto, non c'è la maglietta mia. Ma ho detto, io non l'ho mai cambiata con te. E che te cieco, io ho detto. Te rendi conto? Vabbè. E rispetto, Francesco. Certo. Però è forte. No, forte. Io non ci ho mai giocato insieme, però. Io sì. Io contro insieme. Contro le botte che siamo dati. Sì, eh. Sì. O chiamavo Tappetaro, o chiamavo. Ogni calcio pedale diceva Tappetaro. Ma tu ti ricordi uno che ti ha proprio menato tanto? Che mi ha menato tanto, Montero. Montero mi ha dato un calcio sotto a Tevere sul 4-0. Mamma mia. Lì, ma non so come ha fatto arrivare la gamba in curva. Tu parli. Poi c'era... Io mi ricordo a Roma. Non so che anno era. C'era Samuel con voi. Pronti? L'anno lo scudetto? No, sì, pronti. E poi gliel'ho detto perché lui 6 mesi fa è con l'Argentina... Sono venuti a giocare amichevole qua a Los Angeles. Sono andato a salutare Paolo, e c'era lui, Scaloni, tutto lo staff in hotel, allora l'ho salutato, no? Sono andato davanti e ho detto, devo mettere i parastinti ancora o mi saluti per bene? Lui era... Ci siamo fatti 2 risate, ma ascolta, partiamo noi col calcio d'inizio, eh? Trezeguet mi tocca la palla, io la do dietro, vado avanti... Sai che corri in avanti piano piano e guardi dietro dov'è la palla? Minchia, mi è arrivata, non so con che cosa mi ha legnato, non so con che cosa, ma così, boom! Ma lui era imbarazzante. Poi sai, mi sono girato e ho detto, A bravura sua qual era? Che,
che te menava al momento giusto. Sì. Non si faceva vedere. Vabbè, adesso sarebbe diverso, però no, beh, dico, certo. Adesso Cavara fenomeno, fenomeno come Paolo in difesa, Montero. No. Sono quei giocatori che giocano a occhi chiusi. Sì. Guarda, occhi guarda Pjanic pure. Oh. Pjanic, sì, ho visto. Oh, Mire, far furbo, eh. Che giocatori che ci stanno. Qualcuno è rimasto però, Pochi, ma sono rimasti. Sì, però è cambiato tanto, cioè, tu prendi i difensori oggi non posso più menare come una volta. No. Cioè, oggi con 3x2 ti danno il cartellino giallo. Quindi, cioè, quello che è iniziato con noi, che lo spettacolo in più gol, eccetera, si è messo in pratica anche con le regole del gioco, capito? Oggi certo. Con le telecamere e con quello che è, non puoi più far niente. Una volta. No. Anche perché mo c'è pure il VAR, perciò. Eh sì, cioè, una volta mi ricordo Montero con Di Biagio, te lo ricordi a Milano? Mamma mia. Con le immagini dopo ci ha dato la squalificata. Che era un normale scontro da gioco, una normale come una casualità. Una casualità. È come Ronaldo a Torino, Juve-Inter. Sì, voglio dire, c'è cioè, sfondamento di Ronaldo, mi sembra una roba. Ma certo, è giusto non fischiare, no? Beh, guarda un po'. Hai visto come girava l'arbitro? Però che bello. Che roba. Però, beh, quante chiacchiere. Cose. Quando ti aspettavo uno, sai cosa mi ha scritto? Il gol di Turone era valido. Come io mi ricordassi del gol di Turone, cioè io neanche. Il gol di Turone parliamo quasi di 40 anni fa, su per giù. Ha detto 40 anni fa, sì. Noi abbiamo smesso 25 anni fa. Ho capito, ma 40 anni fa eravamo ancora col ciuccio in bocca, fra. Noi sì. Ma lui mi sa che ti ha scritto era un po' più grande, mi sa. Sì, forse sì. Non lo so. Comunque, gli ho chiesto quanto tempo fa il gol di Turone, ma ha scritto 40 anni fa. Su per giù, dai. Insomma. Vabbè, dai, allora facciamo così. Quando ti impari a giocare a padel, vengo a trovarti. Beh, una bella partita. Senti, se dovessi venire a Las Vegas, 3 ore di faccio un salto a Los Angeles, no? Così mi fai assaggiare sto ristorante che è aperto. Mi fai due bruschette o... No, abbiamo una carbonara che non hai idea. Ma sai, a me non piace la carbonara. Appunto. Giuro. Ti faccio qualcos'altro. Vabbè, però assaggio. Se mi dici che è buona... Ieri, sì. Vabbè, facciamo qualcosa. Che ti piace? Qual è il tuo piatto? Io o i gnocchi o le lasagne. La lasagna ce l'abbiamo, i gnocchi... I famo. Sì, abbiamo la signora che viene a fare la pasta fresca ogni mattina. Ovviamente adesso è un po' un casino, però... Vabbè, adesso no, dai, se con calma. Però una settimanella lei va a fare, dai. Tra Los Angeles e Las Vegas vengo. Ti vengo a trovare là, dai. Quando vuoi. Va bene. Senti, ma i pupi giocano? Ma gioca tu via a pallone pure? Sì, gioca, sì, tutti e tre. È bravo, ho visto, Sì, no, gli piace. Poi qua, per le ragazze, sono tutti attrezzati, sono un sacco di squadre femminili anche per bambine. Lo sport per le ragazze, non dico il numero uno, ma quasi, perché hanno vinto tre mondiali negli ultimi quattro, quindi figurati. Vabbè, lì le donne vanno più forti degli uomini, quasi. Vanno veramente forti. Anche lei si è appassionata. Ma sai, è un periodo della vita dove fanno qualsiasi cosa. Dalla danza al calcio, al basket. Il basket è un'altra cosa che... Il mio grande si divide tra metà fra calcio e basket. Aspetta, salutiamo cosa? Cosa sta questo? Chi è? Seganotec. Lo saluto con tanto affetto, Seganotec. Ok. Vabbè, non so chi è, ma lo saluto.
Ok. No, perché ha fatto tutti i torti in merda, tutte queste cose qua. Ah, vabbè, neanche li guardi, per dire. Ma no, però almeno lo saluto e è contento, dai. Mentre tu gioca anche lui a calcio, no? Cristian, sì. Ma sta cosa che ho letto che va a giocare alla Lazio. Ma che... Allora, no. Non ha sentito la diretta. Allora, mi hanno chiesto, col fatto che faccio un nuovo lavoro, lo porteresti, Cristian, a Lazio? Ho detto, se, facendo un nuovo lavoro è tutto aperto, no? Perché poi alla fine... A Lazio, Juve, Milan, Inter, sono tutte uguali le squadre. Poi se dovessi chiedere a Sì. Cristian, la prima cosa che mi dice, no, ma anch'io lo penso, non c'era da dirlo. Cioè, non è che lo porta a Lazio, Ma Cristian, mica certo, sì. sono scemo. Però se lui gli piace tutto quanto, perché dovrei fare un'altra cosa? E allora hanno cominciato a Infatti, prendere, estrapolano un pezzo di quello che dici, quello che gli pare. Ma ti pare che io lo porto alla Lazio? Ma mica sono scemo, no? Cioè, con tutto rispetto, ma... diciamo che il percorso di vita loro non sarà il nostro, No, per ovvie ragioni, indubbiamente. Però sono no, più che non è fortunati, facile diciamo, eh. scegliere. Sì, di Sono sicuro. più fortunati perché li indirizziamo nella strada giusta. Perché noi poi siamo obiettivi, eh? Siamo sinceri. Cioè, io se Cristian non è capace a giocare, già glielo ho detto, tu Cristian, io aspetto un altro 2, 3 anni massimo. Poi se non sei capace, va a fare un altro lavoro, bello, Ah, sì. papà. Sì, Capito? devono. Infatti la cosa che anch'io ci sto più dietro è proprio fargli capire queste cose qua. Perché noi, cioè, avevi la passione e con il talento e quindi puoi unire due cose, ma se hai solo una Certo. delle due non vai da nessuna parte. E E no. anche se hai tanto talento, ma non ci stai dietro, non ti alleni, non ci dai dentro, dove vai? Niente giraci attorno. Comunque, bisogna che capiscano questa, che insomma, fa il genitore, probabilmente lo chiamano mestiere, in realtà non è un mestiere, ma è la cosa più difficile da Certo. fare. Perché comunque trovarti a scegliere per loro o altro. Diciamo che insegnamento glielo diamo in tutto e per tutto, soprattutto fuori dal campo. E quella è la Quello cosa sì. basilare. Perciò Va bene, aspettiamo, va bene. vediamo. Aspettiamo e vediamo, Babbo, dai. mo che fai? Mo, come sono là? È 11, Qui mezzogiorno, sono credo. quasi le 11, quasi le 11. Vabbè, a fare uno spuntino. Adesso vado, sì, fanno mania un altro po'. Devo andare a correre, altro che mania. No, mamma mia, che disastro. No, vado a fare un po' di esercizio, dai. Vabbè, allora non ti Qua, invidio, io già ho con la fatto, perciò forchetta. vado a cena io. Esercizio con la Bravo. forchetta. Anche C'è questo è un braccio, un esercizio, braccio di ferro. no? Oh. Vabbè, Fra, Dai, un buona abbraccio, serata. un saluto, mi ha fatto piacere. Ciao, Ciao ci Ale, sentiamo presto. ciao bello. Ciao, ciao. Ciao ciao.